Elisa, partiamo da Modena, riscattata la gara di andata con gli interessi. Sì, abbiamo vinto 3-0. Ultimo set anche difficile, 32-30 è stato appena, però abbiamo giocato tutte molto bene anche senza Serena, ma siamo riusciti a giocare lo stesso bene. È una squadra che sta crescendo a vista d'occhio, la Foppa. Sì, secondo me abbiamo trovato il ritmo, tutta la squadra, adesso stiamo andando molto bene insieme, non come dall'inizio dell'anno assolutamente. È anche una squadra con personalità, insomma, con sì, un carattere forte adesso. Sì, ci siamo trovati tutti veramente il nostro gioco e poi come il gioco di squadra. Pesaro ha perso un punto contro Busto, quindi ora è più vicina a voi. Ci sono solo due punti, no? Domenica c'è lo scontro diretto e... E si gioca per il primo posto in classifica. Lo prendiamo noi. All'andata fu un partitone, no? Però insomma bisogna cancellare e ripartire da capo. Pesaro è una grande squadra, è cresciuta anche lei in questi mesi. Sì, è entrata anche la ragazza americana che prima... Hooker, che non ha giocato tanto anche contro di noi, però non penso che una giocatrice può fare la vittoria da sola. Ecco, è una squadra equilibrata, quindi bisognerà girare bene. Perché non ha grossi punti? Si può trovare anche uno o due, bastano per noi, dobbiamo sfruttare e poi ci pensiamo domenica. Ad esempio, dove li vedi? Io non lo so, in Ricce forse. Luca non è fortissima in Ricce, stanno ricevendo spesso a due, dobbiamo battere forti. Si va in Russia, trasferta lunga, insomma antipatica, perché è un po' lunga, bisogna chiudere questa fase di Kopačev, no? Contro la Dinamo Krasnodar, chiudere subito i conti. Sì, dobbiamo finire con la Krasnodar, poi pensare in avanti per la CEF, ma prima pensare anche a Pesaro di domenica. Ecco, il fatto che ci siano due partite così vicine e poi arrivi Pesaro può condizionare l'approccio mentale alla Kopačev? Non penso. Ormai la squadra è abituata a giocare anche Champions, ha avuto sempre un po' delle partite così vicine, quindi non è una sorpresa, non è una cosa nuova, quindi penso che andrà bene anche.